facciamo questo ulteriore passo nel percorso di accompagnamento a queste azioni orientate all'equità. Quindi riprendiamo un po' da dove eravamo rimasti con l'ultimo seminario il 24 novembre, una serie di seminari che abbiamo fatto nel 2021, l'anno scorso, e appunto a che punto siamo rimasti rispetto al piano di prevenzione, che è un po' il nostro filo conduttore. Sapete che abbiamo approvato il PRP pluriennale a dicembre, adesso stiamo elaborando la programmazione annuale, quindi gruppi regionali di programma, di cui qui abbiamo praticamente un rappresentante per ogni gruppo, hanno lavorato, praticamente quasi finito questo lavoro di definizione della programmazione annuale, quindi delle attività che quest'anno metteremo in campo come Regione e ASL per arrivare a raggiungere gli obiettivi definiti per il 2022. Compresa l'azione orientata all'equità, che è presente in ogni programma, come sapete. Rispetto alle altre azioni dei programmi, l'azione orientata all'equità ha già tutta una serie di elementi più dettagliati già definiti nel piano pluriennale, quindi sono stabiliti già lì fino al 2025 obiettivi e indicatori. Quindi adesso si tratta di dare una traduzione pratica. E poi soprattutto di capire come queste azioni si declineranno nella programmazione locale, perché appunto adesso stiamo terminando di confezionare e di elaborare la programmazione annuale regionale. Speriamo entro alla fine della prossima settimana di avere un documento completo, magari ancora non definitivo in tutti i dettagli, ma completo, da mettere a disposizione delle ASL, quindi di voi coordinatori di piano, alcuni di voi sono presenti qui, e in modo che possiate cominciare a lavorare per la definizione del piano locale di prevenzione, che sarà da elaborare, da confezionare, da definire entro la fine di aprile. Quindi dovrebbe esserci un mese di tempo per fare questo lavoro. Sarà comunque molto guidato da livello regionale, nel senso che questo documento che stiamo definendo adesso inquadra già molto quello che sarà il piano locale, quindi speriamo che possa indirizzare molto il vostro lavoro e non richiedere un ulteriore sforzo, perché appunto gli obiettivi sono già definiti, gli indicatori sono già definiti, le attività attese, i risultati attesi a livello locale sono già abbastanza definiti nel documento regionale, quindi a livello locale c'è un recepimento e un adattamento alla realtà locale, ma non dovrebbe esserci un grosso lavoro da fare in più. Quindi, ok, ho detto la scadenza. Oggi appunto perché ci ritroviamo, proprio perché abbiamo fatto come ultimo passaggio di questo percorso di accompagnamento all'equità il seminario del 24 novembre, se ricordo bene, e qui avevamo ragionato un po' su possibili sinergie e punti in comune, ambiti tematici comuni e diversi programmi su cui si poteva lavorare in modo coordinato, in modo da mettere anche un po' insieme le forze. Uno di questi ambiti che sono comuni a tanti programmi è la necessità di individuare a livello locale un territorio o un ambito definito sul quale andare a intervenire, perché è considerato, magari perché si evidenzia come svantaggiato, deprivato, perché riteniamo che sia un ambito prioritario nel quale andare a intervenire rispetto al discorso del contrasto alla disuguaglianza. Come fare a individuare questo ambito, questo territorio? Siccome poi questa definizione, questa individuazione va fatta soprattutto a livello locale, cioè coinvolge soprattutto voi che lavorate a livello di azienda sanitaria locale, allora abbiamo pensato di proporre questo appuntamento proprio per ragionare insieme un po' su strumenti e possibilità di azioni in questo senso. E abbiamo pensato di mettere insieme due strumenti che possono essere utili a questo scopo, che erano già stati un po' presentati in altre occasioni. Uno è questo indice regionale di deprivazione basato sulle Health Action Zone di derivazione inglese, che è un po' un indice sintetico del fabbisogno di prevenzione basato su un'ampia gamma di fattori, lo abbiamo già anche un pochino descritto, inserito nel piano regionale di prevenzione ed è peraltro oggetto di una specifica azione del programma 12 del piano, però in realtà va poi a supporto di quasi tutti i programmi, perlomeno di tutti quelli che hanno proprio questo obiettivo di definire e di individuare una zona deprivata.
e c'è rappresentato dai colleghi del SEPPI. L'altro strumento, che sarà invece oggetto del pomeriggio, si chiama protocollo SN Tool, nasce da un progetto europeo Interreg, portato avanti da questa organizzazione no profit ISBET Italia, che si occupa di promuovere appunto strumenti e protocolli per la valutazione della sostenibilità dell'ambiente costruito. Poi nel pomeriggio ci sarà una persona, questo relatore che fa parte proprio di questa organizzazione e che ci verrà anche presentato bene. Comunque è un sistema internazionale che prende in considerazione una vasta gamma di criteri che vanno da quelli più economici fino a quelli sociali e anche demografici, che consente di prendere delle decisioni e quindi di definire una riqualificazione di determinate aree urbane o distretti. Ed è uno strumento che è già abbastanza noto al gruppo del programma 9, nel senso che loro hanno già iniziato a collaborare per gli obiettivi del programma 9. Abbiamo pensato che potesse essere utile metterlo a disposizione o comunque farlo conoscere a tutti e capire un po' come si può utilizzare. E quindi li proponiamo insieme per questo motivo, ed ecco anche perché abbiamo organizzato questa giornata invitando sia i referenti regionali di programma sia i coordinatori locali di piano, perché come ho già detto poi bisogna applicare a livello territoriale questi strumenti per arrivare ad una definizione su quali territori agire. Penso che oggi, anche se non è l'oggetto specifico della giornata, del programma, si potrà comunque ancora ragionare su eventuali necessità che i referenti per l'equità possono aver evidenziato rispetto al loro programma, alla loro azione orientata all'equità, qualche necessità di supporto, di approfondimento come gruppo regionale del programma, e anche i referenti locali, però, visto che adesso si comincia a ragionare poi sull'attuazione a livello locale di queste azioni. Se c'è qualche necessità, qualche dubbio, qualche bisogno di qualche ulteriore strumento di supporto, credo che questa sia l'occasione buona per parlarne, per confrontarci magari un po' a margine o alla fine dell'incontro. Abbiamo qui i colleghi di DORS e SEPI che sono i nostri esperti su questi temi e quindi approfittiamo di loro. Vi ringrazio anche per questo lavoro, per la loro presenza, e quindi adesso passo la parola ad Antonella e buon lavoro e buona giornata.